Salve a tutti, per le sospensioni delle nostre R6 utilizziamo Ollis, il kit forziale anteriore, l'ammortizzatore di sterzo e il monoammortizzatore posteriore. Abbiamo l'assistenza diretta di Andrea Group, nello specifico con Evangelista Damiano. Ciao, mi chiamo Damiano, sono il tecnico delle sospensioni che per l'Andreani fa servizio alla Gas Racing Team. E vi spiego in un minuto, con il tempo che abbiamo a disposizione, la preparazione che si fa su queste moto a livello di sospensioni. Essendo moto derivate dalla serie, anche sulle sospensioni si usa materiale aftermarket, quindi materiale, la cosa interessante è che materiale che è disponibile anche al pubblico, agli appassionati che vogliono preparare la loro moto da pista. Quindi si usa sulla forcella anteriore una cartuccia pressurizzata, regolabile in compressione ritorno e precarico molle con le molle intercambiabili. Un ammortizzatore di sterzo che serve per ridurre i movimenti dello sterzo o comunque per controllarli a seconda delle esigenze del pilota. E un ammortizzatore, nello specifico una TTX 36, anche questo prodotto aftermarket è disponibile per questo caso per l'R6 ma anche per tanti altri modelli. Quello che fa la differenza tra il prodotto utilizzato in pista e il prodotto utilizzabile in strada o per chi vuole andare in pista come amatore è la preparazione iniziale del prodotto, quindi in base alle esigenze dell'utente si decide come preparare la sospensione. Questo è il primo step, poi tutto il resto chiaramente con i piloti viene fatto sui campi di gara, quindi ogni pista avrà il suo setup specifico, ogni pilota ha le sue caratteristiche di guida in base alla quale si setta la moto quando si va in pista. Un saluto a tutti, ciao, ci vediamo in pista.